Chiuso Testaccio, la formazione di Schaffer si trasferisce a giocare allo Stadio Nazionale. Il CT ungherese, nella stagione 40-41, incomincia a mettere le basi per quella grande Roma che l'anno dopo vincerà lo scudetto. La società non investe nel calciomercato e per di più non viene impiegato il portiere Masetti, reo di essere già d'accordo con il Padova. Partono Serantoni, Subinaghi e Gadaldi. La Roma di Amadei, per quanto dotata di un forte attacco, non brilla nel campionato 40-41. La società, sollecitata da Fulvio Bernardini, entrato a farne parte, richiama tra i pali il portiere Masetti. Guido Masetti è stato per me uno dei più grandi portieri, non solo che abbia avuto la Roma, ma che abbia avuto anche l'Italia a tutti i livelli. È un portiere eccezionale che aveva nelle doti sue particolari quello del fare semplice le cose difficili, quindi aveva un piazzamento eccezionale e una sicurezza di se stesso che la dava anche ai compagni, quindi rendeva forte la squadra in quanto tutti avevano serenità e tranquillità nel difendere la propria area di rigore. La stagione si raddrizza nella sua fase finale con la partecipazione alla Coppa Italia, persa contro il Venezia. La squadra chiude la stagione all'undicesimo posto e il presidente Betti si dimette. Ma mentre gli sportivi discutono sui gol di Amadei, nel mondo avanza lo spettro della guerra. In Europa la spinta espansionistica di Hitler sta purtroppo avendo i suoi effetti. Il campionato 41-42 viene giocato con il timore che anche l'Italia possa essere devastata da quello che già si preannuncia essere un conflitto mondiale. In casa romanista la presidenza della squadra è affidata a Edgardo Bazzini, che chiude il calciomercato con gli acquisti di Mornese, Cappellini e Andreoli per una cifra complessiva di 400.000 lire. Nel campionato italiano, finita momentaneamente l'era della Juventus, che ha dominato negli anni 30, si vive un'altra realtà che si è affacciata prepotentemente alla ribalta, ed è quella del Torino, che proprio nel campionato 41-42 vede l'arrivo di due giocatori che si riveleranno fondamentali per le sue storiche imprese, Valentino Mazzolla ed Ermanno Loic. Per me il Torino è veramente una squadra superlativa, proprio non ne vedo un'altra, con quegli uomini che erano coordinati in una maniera brillantissima. A contrastare i Granata nel campionato 41-42 ci pensa proprio la Roma guidata da Schaffer. Il tecnico punta molto su Amadei, schierato dalla stagione precedente come attaccante centrale, supportato da Criezu e Pantò. La mia migliore qualità era lo scatto e la visione delle, diciamo, della porta. Quando partivo mi davano la possibilità di scattare, stia tranquillo che io arrivavo e colpivo. La squadra fa faville, i punteggi delle sue vittorie parlano chiaro. Amadei e compagni battono il Napoli addirittura 5-1, poi vincono su Bologna e Juventus. Una sola sconfitta con il Genoa e una serie di 5 pareggi consecutivi. La squadra non è soltanto trascinata dai gol di Amadei, che sarà il capocannoniere del campionato con 18 reti, ma anche dalle strepitose parate di Masetti, ritornato tra i pali. Masetti era veramente una persona molto intelligente per quanto riguarda il calcio ed era notevolmente di guida a quello che erano i reparti che stavano nella sua zona. Perché è molto importante che il portiere sia di guida, come attualmente dovrebbe essere di guida, a quello che è i suoi terzini, i suoi mediani. L'ultima partita del torneo si gioca contro il Modena allo Stadio Nazionale. La Roma vi arriva da prima in classifica con 42 punti, inseguita dal Torino a 3 punti di distacco. La squadra giallorossa si impone per 2-0 con gol di Cappellini e De Benedetti. È il 14 giugno del 1942. La Roma vince così il suo primo scudetto.
Avevamo una squadra modesta e inizialmente non pensavamo affatto di poter vincere un campionato, solo che con umiltà e con, diciamo così, con il desiderio di poter fare bella figura siamo riusciti piano piano a quell'intento che ci ha portato a vincere questo bel campionato. Memorabile l'immagine di Amadei che festeggia in campo con il cappello da bersagliere. C'è stato un entusiasmo del pubblico notevole, ma si era un po', diciamo così, periodi un po' magri e di conseguenza non era molto da allargarsi. Per noi c'è stato un premio di 500 lire a testa su ogni partita. Chi aveva fatto 30 partite prendeva 15.000 lire di premio e una medaglietta. Questo è tutto quello che ci hanno dato. Però è stata per noi una bella soddisfazione anche per il pubblico romano, che è il primo scudetto che riusciva ad avere. La felicità di colpo attraversa tutta la città. Roma ha i suoi eroi e sono Masetti, Brunella, Andreoli, Donati, Mornese, Jacobini, Borsetti, Cappellini, Amadei, Coscia e Pantò. 11 campioni che lasceranno un segno indelebile nel cuore dei romanisti. Well, I'm